L'Avis Giovani di Fano organizza da sabato 2 luglio a partire dalle ore 18 fino a domenica 3 luglio allo stesso orario una 24 ore dedicata interamente allo sport. L'evento, intitolato Drops on the Beach, gocce sulla spiaggia in italiano, ha come intento quello di promuovere la donazione di sangue e plasma, che dall'inizio dell'anno è arrivato a quota 2100, con una buona crescita rispetto all'anno precedente. Tre le diverse discipline che potranno essere scelte dai partecipanti, come il paddle, beach volley e beach tennis. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione dell'ANFAS, CSI di Fano, Sportland e Paddle House, si svolgerà nei campi della nuova Beach House di Gimarra. Siamo molto contenti come gruppo giovani Avis Fano di organizzare questo evento Drops on the Beach per sensibilizzare i giovani al mondo del dono, quindi donazione di sangue e di plasma, ma soprattutto è un evento solidale perché il ricavato sarà devoluto al centro ippico Itaca per sostenere principalmente le loro attività di ipoterapia. Quindi è importante la partecipazione di tutti per cercare di fare il bene ed aiutare il prossimo. Come funziona? Bisogna chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione, Marco e Giovanni, sia chiamandoli oppure contattandoli via WhatsApp, e dovrete prenotare l'orario, quindi un'ora di tempo a disposizione per giocare e divertirsi, e scegliere anche la disciplina, quindi beach tennis, beach volley oppure paddle. Il giorno dell'evento verrà poi consegnato il kit e invitiamo tutti a fare un pagamento, diciamo, anticipato, sia tramite PayPal ma anche venendo in sede il lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 1 luglio dalle 17 alle 19.30 presso la sede Avis Fano. Ci saranno i nostri volontari pronti ad attendervi. Il kit verrà consegnato quando appunto arriverete alla struttura della nuova Beach House per giocare, e il costo ricordo che è di 10 euro, dove è inclusa la maglietta dell'evento personalizzabile, una bandana e anche poi cibo, acqua e frutta. E vi aspettiamo numerosi perché ovviamente più siamo, più ci divertiamo e soprattutto più aiutiamo.